Pino. Sono grossi, eh? Bari è stata travolta da una grandinata incredibile. Posso fare il moonwalk, eh? Il moonwalk posso fare, tiro. Si tu scivola la grande. Sto prendendo tempo perché abbiamo messo la macchina sotto la pensilina del distributore. Beh. E non possiamo stare qua, stiamo occupando. Hai capito? Vieni qui. E allora stiamo raccontando di come, Tino, perché questo succede quando vivi in mezzo alla strada, eh? Di come, guarda Tino, ti diranno che è caduta la neve a Bari, e invece questa è grandine. Come possiamo definirla? Grossa come? Come un cece. Un cece, non quelli neri piccolini, quelli normali. Senti? Hai sentito? Assolutamente. Sta facendo, non dire che la nostra macchina, no, sta facendo manovra, perché deve mettere benzina e c'è la nostra che dà fastidio. Capito Tino? Non ci stanno ancora cacciando, è questo importante. Guarda Tino, guarda. Grossi come dei ceci. Grossi. Hai ragione. Pirla che se si guarda. Come dice. Proviamo ad uscire di nuovo. Si scivola sul ghiaccio, Forse potremmo riprendere la strada. Grossi, vero? E anche lei si è trovata sotto la grandinata, vero? Però è equipaggiata, ha l'impermeabile, la signora, gli stivali, mentre noi... C'è il casco. Io il casco, non mi faccio niente, ma vorremmo un commento meteo dal nostro amico. Improvvisamente... Il nostro amico? Cielo, Stefano. Allora, raccontaci che cosa è successo. All'improvviso, cioè, infatti il cielo è mezzo coperto e un po' di serenità. All'improvviso è scoppiata una grande, all'improvviso e boom! All'improvviso, infatti ho detto al collega mio vicino che sta vicino a me, mo, e poi all'improvviso è partita la grande, mo. Ecco, il rumore, facci il rumore. Trrr, improvviso. Più forte? Trrr, mo, potente, proprio a Bari, nella zona di mare, è qualcosa di eccezionale. Veramente, io vengo da Sant'Ermo, le montagne, ho visto chilometri di neve, ma quando arrivo a Bari, le grandine. Stava per tempo, io vengo da Sant'Elmo, il sole non è mai piovuto, e qua è la grande. Cioè, non è mai piovuto a Sant'Elmo? Non è mai piovuto, io da stamattina alle 2 non è piovuto a Sant'Elmo. Qua vengo qua, pioggia. Però, rifacci poi il rumore della grandine? Trrr. Così, ma quando qua, poi si, tetto, tetto, quando si è intensificato, come faceva? E beh, sembra che trick e track, sempre faceva trick e track. Trrr. Faceva in questa maniera. E quale consiglio possiamo dire alla gente in questi casi? Allora, prima di tutto, sembra ombrello. Comunque, la macchina, per un momento, la strada è agibile. Dai, non si scivola. Abbiamo da spargere un po' di sale. Avete un po' di sale? Basta lo spargiamo, avere, un po' di sale, no? Avere le gomme invernali e state tranquilli. Per un momento è importante avere le gomme invernali. Secondo te il cielo sta diventando più grigio o più blu? Ci si rasserena o se non sarà sereno si rasserenerà? Secondo me si rasserenerà perché domani è festa e speriamo per un bel tempo a tutti quanti. Che sia una bella serata per tutti. Ma anche stasera per i pazzerotti, È vero, tu li tapperai i buchi? I buchi dei panzerotti. Cioè dico, si dice da noi, tu tappi i buchi. Eh sì, per uscire l'aria del Guarda, rifacci il rumore. Ora vabbè, questa era pioggia. Sempre... Qual è la differenza tra la pioggia è sì, la pioggia. La pioggia. Invece la grandine track, proprio e io, come ti chiami, ricordati? Stefano Perniula. Stefano, che viene da Sant'Eremo, dalle montagne, da Sant'Eremo in Col. Ho visto la neve. L'hai vista la neve? Parecchio, tre anni fa però. Tre anni fa l'hai vista. Ho fatto le mie metri da noi. Ma sei rimasto dentro la neve per un po' di tempo? No, sei rimasto in casa. Non sono mai uscito. Non sei mai uscito. L'hai vista dalla finestra però. L'ho vista in destra. Per ora è... Il pupazzo di neve non l'hai fatto? Non è presto ancora, ma non è, però vabbè, dai. No, sta sfottendo bene. Vabbè, chiudiamo qua. Dai. Io vorrei però farti una proposta. Che ne dici di farci per quel quinto potere una rubrica meteo? Rubrica meteo? Che dici? Vabbè, in non cui sono racconti un esperto, il tempo. Racconti il tempo. Comunque ho letto poco fa. Bravo, vedi? Risulta bel tempo. Comunque, tu fai una cosa, leggi e poi di che l'hai detta tu. Sì, hai capito? E fai tempo. La rubrica meteo. Sì, per quello sto dicendo, okay. Ho letto, mi sono informato. E allora potrete presto, adesso ci scambiamo i numeri. E potete presto vedere le rubriche meteo di Stefano su Quinto Potere, che per chiudere ci fa la differenza tra la pioggia e la grandine. Vai Stefano. Shhh, e la pioggia. Trrr.
È la grandine. Per ora è solo per ora, ci rimettiamo in macchina e raggiungiamo la nostra meta, sperando che non nevichi. Il problema è l'altra metà. L'altra metà.